Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Video. Ragazzi, vlog. Siamo qua da 3 ore chiusi in coda al McDonald's. Ma sono tutti al McDonald's io, alle 2 del pomeriggio. Appunto, io ho 1 ora e mezza di tempo, se c'è 2 ore sono già le 2. Io alle 3 e mezza devo essere al lavoro e siamo a mezz'ora da casa. Ok, benvenuti in questo nuovo vlog. Era da una vita che non mangiavo McDonald's e oggi ho detto: sai che c'è, scappiamo. Lui mi è venuto a prendere al lavoro, siamo scappati qua al McDonald's, mangiamo e poi andiamo, lui va a casa, io torno al lavoro, perché lo stronzetto che lo vedete qua è in ferie fino a luna. Sì, buonanotte, fino a luna. Sì, è già fino passato. A lunedì. Fino a lunedì. Comunque, adesso aspettiamo, facciamo la coda e ci vediamo direttamente quando arriviamo lì, perché oggi non riusciamo a entrare dentro. Facciamo McDrive, si dice, no? McDrive. E ho fame. Questo è il tempo bellissimo che abbiamo fuori e diluvia, ragazzi. Cioè, guardate, si vedrà neanche una mazza. Talmente piove che non si vede neanche niente. Ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo quasi. Siamo quasi arrivati. A destinazione, c'ho fame. L'abbiamo fatta, ragazzi, di fretta. Sono le 2. Ora sono adesso le 2 e mezza, ho 1 ora di tempo. Il Mac Crispy Bacon e 2 cheeseburger e le patatine. Buon appetito! Non avete idea di quanto mi mancavano le patatine. Anche i panini, però le patatine sono troppo buone. Buonissimo, raga, non avete idea quanto desiderato il Mac. Da quanto tempo è che non venivamo al Mac, amore? 3 anni? No. Vabbè, 3 anni no, però sarà 1 anno tutto. Buongiorno, io sono arrivata al lavoro e siamo al giorno dopo, quindi ci vediamo a luna che dobbiamo parlare, devo dirvi, devo farvi vedere tante cose. Buongiorno, ho trovato la tavola pronta, la coca è già mia, l'ho già iniziata. Che lì si è vestito del lavoro che cucina. Tanto per cambiare, guardate, ma cosa stai facendo? Pasta panna e prosciutto. Io volevo una carbonara. No, niente carbonara, perché non ci abbiamo la pancetta. Non potevi andare a comprare, no. Che rompi palle, io volevo la carbonara. Questa qua è buonissima. Va bene, allora aspettiamo la pasta del Cri. Finalmente pronto, buon appetito. Finito di mangiare, mi sono un attimo seduta, almeno per riposare un po', perché alle 3 e mezza, come sapete, devo ripartire al lavoro e voglio farvi vedere un pacchettino che mi è arrivato da Eleonora Mocio. Sono super contenta, la ringrazio, anche se ti ho già ringraziato privatamente, ma non vedo l'ora di utilizzare tutto, perché mi ha mandato un po' di prodottini. Allora, mi ha mandato il nuovo Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm di She Glam, che proveremo sicuramente insieme. Voi comunque nei commenti fatemi sapere se avete mai provato questi prodotti. Mi ha mandato lui, poi mi ha mandato, allora, mi ha messo, oltre alle cose di She Glam, ci sono altre cosine random, ma super apprezzate, super carine, che è stata davvero carinissima, grazie. Mi ha mandato questo nella colorazione 02 Purple Rain, che è praticamente un ombretto metallizzato, Waterfoil Eyeshadow di NAM, ma è un rosa, da lì non rende, lo vedrete quando lo proveremo insieme, ma è un rosa metallizzato con tanti glitter all'interno. Poi nel pacchettino ci sono ancora un po' di cosine, 2 blush che sapete la mia fissa per i blush e non vedevo l'ora di provare. Sono i 2 che sono chiacchieratissimi praticamente dappertutto, Color Bloom Liquid Blush Ash Ash. Allora, nella colorazione, questa è appunto Ash Ash, questa è Rose Ritual. Ve ne apro solo uno, ma ancora non li ho provati e neanche swatchati, perché come vi ho detto prima voglio farlo insieme a voi in un video dove proveremo le novità, ma che sicuramente uscirà a settembre. Questi sono i blush, troppo carini. Adesso sta salendo anche il caffè, quindi andiamo a berci anche il caffè. C'ho poco tempo ultimamente, come avete visto, vi siete preoccupate in tantissime, ragazzi, non sono sparita, sono ancora qui. Datemi il tempo di finire agosto, perché agosto al lavoro
si pedala tanto e poi a settembre si ricomincia bene con i vlog. E altre due fondotinta sempre di Shiglam. Questo è il Long Lasting comunque Matte Foundation e questo è quello opaco e quello idratante. Questo Hydrating Foundation Skin Infinity. E praticamente questa è la colorazione Porcelain. Non so se sono giuste per me, ma lo proveremo insieme. Comunque ti ringrazio. No, sono tutte e due Porcelain la colorazione. Speriamo. Nel pacchettino c'era anche questo qui che praticamente è un Luce del Sole Liquid Highlighter. Comunque è un illuminante liquido di acqua di Portofino. No, vabbè, wow, il pack è troppo carino, super azzurro. Questo lo possiamo swatchare. Che bello, è molto acquoso, rende, che carino, è molto rosato. Sono molto curiosa. Questo è un prodotto particolare che non ho mai, cioè non sapevo neanche che esisteva, grazie Ele. E poi tanti campioncini c'erano all'interno. Ah no, c'era un altro che è un illuminante, questo di Makeup Obsession, questo ce l'ho già, ma lo tengo lì. È lillina, rosatina, argentato, c'è un po' di tanti colori. E poi all'interno ci sono tanti, 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 tanti campioncini, come vedete. Tipo all'interno c'è di Shiseido, c'è un campioncino del fondotinta di Rare Beauty. Abbiamo tanti fondotinta della crema di Erborian, la Korean Skin Therapy. Abbiamo praticamente, co come vi ho detto, sono piena di codici sconto, di Nuxe, tanti tanti campioncini. Ele, che dire, sei stato un tesoro e con voi ho condiviso questo regalino che mi ha fatto lei, non vedo l'ora di provarlo insieme a voi, in poche parole. Andiamo a bere il caffè. Comunque devo ammettere che ieri quando sono stata al Mac, ragazzi, intanto sto rimettendo via tutto, ho mangiato troppo. Era una vita che non andavo al Mac, ma tutto super buono, andiamo a bere il caffè. Però mi mancava fare anche i vlog. È il momento di ripartire col monopattino, vado al lavoro e ci vediamo stasera. Arrivata a casa dal lavoro, sono le 8:30 di sera, sono stanca morta, abbiamo prenotato i panini, il Cri ha già avviato la lavatrice, che bravo, e abbiamo prenotato i panini, alle 9 andiamo a prenderli, tanto manca mezz'oretta, sono già le 8:30. Io li abbiamo presi col salame e la fontina. Comunque mi fa strano tornare a vloggare. Arrivati i panini, finalmente sono arrivati. Sono andata io a prenderli, però vabbè, lasciamo perdere. Sì, in pigiama. Buon appetito, cioè buona cena. È arrivata sera, tanto questo vlog continuerà anche domani. Buon L'ho appetito. preso col salame e la fontina. E buona cenetta. Questo praticamente è il panino. È buono, amore. Buona cenetta. Ah, buongiorno, oggi ragazzi stiamo tutto il giorno insieme, sono a casa, giorno di riposo, ovviamente il giorno dopo ancora, e comincio subito a disfare casa, ne approfitto per fare le pulizie. Adesso infatti, come vedete, baram, ho disfatto tutto il letto perché voglio cambiare le lenzuola e ne voglio approfittare perché c'è una giornata bellissima. La lavatrice, ovviamente i miei classici, o mi dico io, le mie classiche pastigliette monodose della Dexal e il foglietto a chiappa colore. E per il momento lavatrice partita, così già respiro un po'. Adesso sto scongelando la carne trita perché voglio fare un bel ragù a mezzogiorno. E intanto sto mandando il nostro amico robottino in giro.
adesso è quasi pronto, sto apparecchiando e finendo le ultime cose della tavola, così mangiamo la pasta, come vi ho fatto vedere prima. Sto facendo gli spaghetti al ragù, che è un po' che non li mangiavamo, e niente, oggi pomeriggio venite con noi, andiamo, la Ele, cioè la mamma del Cri, lavora, e siamo, io riposo, e siamo io, il Dani, che sarebbe il papà del Cri, il Cri, e la Xina, che vi manca da morire, mi dite sempre anche su Instagram, che vi lascio qua Instagram, se non mi seguite ancora vi aspetto lì, che da settembre ritorno attiva sui social. Comunque mi chiedete in tanti della Xina, oggi la vedrete perché andiamo nei boschi insieme, sarà la mia prima gita nel bosco dell'anno, che tra l'altro mio suocero viene con noi perché lui deve prendere le manine, che sarebbero i funghi quelli giallini, ma non piacciono i funghi, però lui li ama e quindi abbiamo detto bene, via, escursione oggi, ne approfittiamo e vi porto con me, con noi. Il Cri si metterà questi scarponi che ha comprato nuovi al Decathlon per la prima volta, il suo zainetto nuovo prende e questo completo che ha preso su Amazon apposta per andare a funghi. Io sono già pronta. Per i funghi ho pensato bene di portare queste borsette di tela che mi ha regalato comunque... Se non sapete niente di queste borse, il link ve lo lascio sull'info box del vlog precedente che vi parlo di queste borse, 5 euro l'una sono una vita e soprattutto sono in tela, non sono in plastica, li useremo tanto poi si lavano in lavatrice, ho preparato lo zaino anche con tutta l'acqua e tutto quanto e si parte. Direi che il Cri è pronto, ma quanto stai bene amore? Adesso voglio vedere se nei boschi vanno bene quegli scarponi, speriamo, quelli che sono costati. Bello, andiamo! Qua abbiamo la Xina, ma ci sono i campi tutti rosa, che belli! Che poi da qua non si vede, completamente tutto rosa! Arrivati nel bosco, che meraviglia! Ecco! Ciao amore mio! E lì abbiamo una specie di rompiballe, che si chiama Xina. Andiamo Xina, adesso saliamo su di qua e andiamo su, 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 guardate che bello, prima volta quest'anno, meno male, lo squalo è lì, lo squalo, guardatelo, guardate, guarda come sculetta, è bellissimo, fa bene, e poi è bellissimo. La prima gita dell'anno scolastica. Lì ci abbiamo anche il vitello lì che va. Guardate, Xina, sei già stanca? Beh, un po' di fiatone ce l'ho anch'io, onestamente. Ma quanto sei grossa! Il Cri ha trovato le prime. I primi giallini. Eccoli. Guardate, abbiamo fatto tutto da laggiù e andiamo avanti in su. C'è la Xina seduta che è stanca e io anche, ragazzi. Mi sono un attimo accampata qua. Questo è il mio scarpone zoomato. aiuto, non sono più abituata. Ma non molliamo. Ecco la Xina. Xina! Xina! Guardate che la zoom. Xinona! Guardate, si gira. Dov'è il Dani, Xina? Niente, neanche per le balle, è offesa perché l'abbiamo portata, l'abbiamo fatta camminare dopo un anno tipo. Bellissimo però raga, c'è una tranquillità, guardate, e questa sembra piano ma vi assicuro che è ripido. Io sono qua e il Cri dovrebbe essere da qualche parte. Amore, dove sei? Ah, guardatelo là dove è. Eccolo, ciao il boscaiolo, ne trovate? Niente, perfetto. Ma perché la terra che è troppo secca, c'è zero umidità, zero acqua. Ha trovato un porcino, il primo di quest'anno. Però... Ecco, si vede. Che... Ma sì, amo, sono quelli che piacciono a te. Che bello. Voi lo mangiate nel risotto stasera? No, no. Oddio, c'è un lumagotto? Io tiro. Schifo, bah, però è bello.
Io amo queste rocce fatte in questo modo. L'unica cosa è che se scatta giù un piede, non so dove vi ritrovano a pezzettini, ma da qua si vede tutta la vista. Guardate, adesso è zoomato, ma non rende perché proprio siamo in alto. Là c'è il papà del Cree. Guardate, si vede tutto il paese. Mi stanno venendo anche le vertigini tra un po', meno che riparto, lì c'è il Cree. Io sto sempre dietro perché non so la strada e mi perdo nei boschi, se no, però credetemi che è una figata. Io e Raxina siamo qua a vedere che sta guardando, guardate che formicaio. Mamma mia, è gigante! Però è bellissimo, ragazzi. E questo? Mi viene uno starnuto. Ok, ho starnutato. Sì. Amore, ho detto starnutato. No, starnutito, sono proprio cotta. Però che figata, ragazzi, bello fresco, una giornata diversa. La prima dell'anno. Prima e non so se è l'ultima. Vedremo. È talmente secco che non ha l'acqua per bere. Xina, e dov'è l'acqua? È tutto secco. L'ha trovata, amore. Guarda che la cerca in qualsiasi buco. A caldo e sete soprattutto con 3 metri di lingua fuori. Ah sì. Appena arrivati a casa mi sono dato una rinfrescata. Ho messo il golfinetto perché adesso usciamo e vi porto ancora con noi. Siamo arrivati all'Eurospin. Arrivati a casa, ragazzi, prima di tutto mangiamo, dopo vi faccio vedere quello che ho preso. E dov'è il risottino? È qua, così il Cri e suo papà mangiano il risottino con le manine. Io mi scaldo la pasta di oggi. Allora, abbiamo preso un sapone, questo qua della Near Your End, con aloe vera ed estratto di ibisco da 2 litri e la ricarica. Il sapone è costato, ricarica sapone 2,39 euro. 3,29 euro l'una. Abbiamo preso le capsule compatibili Nescafè Dolce Gusto della Don Jerez, sono le uniche che ci piacciono dell'Eurospin, ne abbiamo prese due. Poi a 1,59 euro l'uno abbiamo preso le sue classiche, i suoi classici profiterol e la panna cotta. Poi abbiamo preso il melone. Questo è il melone retato giallo, 2,51 euro. A 2,89 euro abbiamo preso un pacchettino di mozzarelle, queste qua da 4 confezioni. A 99 centesimi invece abbiamo preso le classiche piadine del Cri, quelle che gli piacciono, queste qua romagnola IGP alla riminese con olio extravergine di oliva e abbiamo preso due. A 5,21 abbiamo preso il macinato scelto. A 3,84 un pacchettino di cotolette, queste qua milanese suino. Poi ragazze abbiamo preso il grana padano DOP e abbiamo preso due confezioni perché ultimamente non ce l'abbiamo mai e questo è il nostro preferito praticamente dell'Eurospin ed è costato 2,69 euro l'uno il grana padano. Affettato abbiamo preso speck e prosciutto cotto, lo speck che ne abbiamo presi 2 a 2,49 euro l'uno e il prosciutto cotto 2,69 euro. A 3,79 euro invece il nostro fontina, ogni volta facciamo scorta di questo formaggio perché è il nostro preferito. Questo qui dell'Ondina, questo con la panna, che infatti abbiamo preso anche la panna, dopo ve lo faccio vedere, è buonissimo, gli spaghetti con questo salmone. Il salmone è costato 2,89 euro l'uno e abbiamo preso anche la panna che adesso vi faccio vedere a 79 centesimi l'uno e ne abbiamo prese due. Eccole qua. A 8 euro abbiamo preso il salame, questo qui. 3,49 euro invece ho preso questo set di cannucce che mi ha ispirato un casino. È un set composto da 6 cannucce e uno scovolino per la pulizia delle cannucce, troppo carine. E per finire, allora, una mozzarella per la pizza. Questa qua, la mozzarella fior di latte, perché il Cri in questi giorni ha detto che vuole fare la pizza in casa. E una Nutellina, questa Bigusto.
La mozzarella è costata 5,99 mentre la Nutellina 2,49. Questa era la spesa di Eurospin. Buongiorno, da una me tutta disfata. Stamattina, ultimo giorno del vlog, voglio fare una bella maschera nei capelli. Infatti adesso me la metto proprio sopra, mi innumidisco i capelli come solito e mi passo la maschera, me la tengo, mi faccio i soliti miei codini e la tengo su 2 ore il tempo che faccio i mestieri e tutto. Mi vedete col tutone oggi un po' tirato su perché c'è freddo, cioè. Ultimamente ormai è finito proprio il caldo da me, anche perché sapete, se mi seguite da un po' qua in montagna dove sono io, in Valtellina, la mattina e la sera adesso è diventato freddo e il primo temporale che arriva ad agosto segna praticamente la fine dell'estate. Infatti il primo temporale c'è già stato, ovvero ce ne sono stati due in questa settimana, ma l'ultimo è stato bello forte e quindi adesso ormai inizia il freddino. Vabbè, purtroppo comunque maschera sui capelli. Il tempo di fare i mestieri e poi lì mi lavo i capelli e tutto perché voglio provare i prodotti che mi ha regalato Ele, che vi ho fatto vedere, ma non li abbiamo ancora provati, quindi sono molto curiosa di provarli. Dopo ben 3 settimane, si sentite il rumore della lavatrice perché comunque l'ho fatta andare nel mentre, io la mattina quando mi sveglio sempre. E visto che oggi pomeriggio lavoro, voglio fare tutto stamattina. E ragazzi, è più di 3 settimane che non mi trucco, oggi li voglio provare con voi. Metto la maschera e arrivo. Questo giorno abbiamo deciso di fare le cotolette impannate con un filo d'olio e un filo di burro e stessa cosa, l'olio uso sempre questo qua dell'Eurospin e le zucchine dell'orto molto buone, così oggi pranzetto veloce. Adesso sto aspettando ancora un po' per la maschera, intanto mi sono cambiata e sto guardando dei video su YouTube e sulla TV. Mangiamo e poi ci vediamo con la prova dei trucchi di Ele. E finalmente non vedo l'ora. Oggi mi stiro i capelli, mi è venuto lo schiribizzo che i capelli voglio stirarli oggi. Una vita che non me li stiro, un po' per il caldo, un po' per il tempo. Ci vediamo a tavola. Ho fame. Sono un po' arrabbiatina perché mi si sono un po' bruciacchiate le zucchine, che nervi, ma fa niente, si mangia lo stesso. Mi sono distratta con la TV. Buon pranzo! Ok, ho i capelli bagnati, ma ho deciso che li lascerò asciugare così perché fa troppo caldo, ragazzi. Io cambio idea ogni 2 secondi, li lasciamo così e voglio testare i prodotti che mi è. Uno mi è volato, lo prendo. I prodotti che mi ha inviato Ele, siete un po' stortini, quindi vi devo un po' raddrizzare. Questo è il massimo che sono riuscita a fare, speriamo. Comunque abbiamo 2 blush in crema, metto intanto il primer e abbiamo 3 fondotinta che sono indecisa quale usare. Allora, di She Glam, tutto di She Glam, tranne il primer che andremo a utilizzare, questo di NYX, e questo è il The Marshmallow Primer, uno dei primer di NYX, ma in generale, non solo di NYX, che amo da morire e lo vado a stendere su tutto il viso. Poi è un profumino dolciastro, buonissimo. Mi sbianca leggermente, ma è davvero un ottimo primer per i fondotinta. Vedete? E poi lascia la pelle super levigata, rimpolpata. Lo amo da morire. Ok. Ho già bagnato la mia spugnetta, che mi è volata anche quella, no? Ma oggi no, avere una giornata. Ma sapete che sono super indecisa su quale usare, perché ne ho 3. Abbiamo sempre di She Glam, mi ha inviato quello idratante, il fondotinta idratante matte, quello opaco, e poi il nuovo Skin Influencer di She Glam. Solo che stavo guardando un po' le colorazioni di questo. Ho la colorazione Fair e di questi due porcelain, che tra l'altro ragazzi, per essere, scusate il rumore, ma il cric lavora fuori, tanto per cambiare nei miei video i rumori, io, tra lui e suo papà mi sono anche morsa la lingua, che male, c'è sempre il rumore, non so quale utilizzare, ma tutti e due sono un po' chiarini, vedremo, vedete, tra l'altro il pack sembra
Per il prezzo che ha, perché costano pochissimo questi fondotinta di Cyclamen, ma sembrano super luxury. Guardate, hanno pure, cioè, quale brand vi mette la custodia del fondotinta? Comunque, mi preoccupano le colorazioni. Essendo tutte e due porcelain, sono molto chiare per me, vedete? Questo è quello mattificante, ma io oggi, intanto, qua la mia salviettina per pulirmi, vorrei utilizzare qualcosa di idratante perché ultimamente ne ho bisogno e un fondotinta idratante sarebbe l'ideale per il momento. Quindi quello opacizzante lo mettiamo un attimo da parte e andiamo ad aprire. Vedete comunque come è super chiaro, però non c'è problema perché io li utilizzerò lo stesso con le goccine che scuriscono il fondotinta, quindi non c'è problema, questo è quello anche lui con la sua custodia che ho già perso, bianca stavolta, Hydrating Foundation. Questo invece è quello idratante, però anche lui mi sembra molto chiarino. Questo è più sul bianchino, questo è più sul... Eh sì, è molto chiaro. Raga, che facciamo? Perché in questo momento non ho le goccine per scurire i fondotinta, perché li vorrei provare. Proviamo a vedere lui nella colorazione Fair. Andiamo a prelevarne un po' e vediamo lui. Oh mamma. E le sono super chiari, tesoro. Sapete che secondo me proviamo a utilizzare lui comunque molto chiaro e poi magari andremo a sistemare con la terra. Li avrei utilizzati volentieri, come vi ho detto prima, con le goccine per schiarire o scurire il fondotinta, ma che in questo momento non ho proprio. Comunque oggi utilizzeremo lui. Proviamo a vedere cosa verrà fuori. Provo a utilizzare una spugnetta, è la prima volta che lo utilizzo, è super chiacchierato, promette super coprenza da come dicono tutti. Aspettate, wow, raga, ma cancella la faccia! Super chiaro come immaginavo, ma magari dopo andremo a risolvere il problema con il fondo, cioè con la terra. Ma raga, cioè non so se notate. Ed è bellissimo. Peccato per la colorazione, ma ripeto, io non spreco niente perché lo faccio funzionare lo stesso comprandomi le goccine per scurirlo, ma... No, vabbè. È fantastico. Questo è super chiacchierato, ne parlano davvero tutti di questo fondotinta, dicono tutti che è bellissimo, ma... Ci credo. E poi io ne sto mettendo davvero tanto, ma secondo me ne basta anche meno della quantità che sto utilizzando io oggi. Che figata! È super coprente, ragazzi. Secondo me anche un correttore qua non serve, almeno nel mio caso. Poi i fondotinta sono uno dei, diciamo, dei prodotti make-up più soggettivi al mondo. Comunque, come vedete, è super chiaro per me, ma questo ormai si vede, ma non fa niente. Wow. Raga, la coprenza è formidabile. Sì, forse si vedono ancora un po' di macchiette sotto. Non è secco, cosa fondamentale, almeno per me nei fondotinta. Io odio i fondotinta secchi, almeno per me non vanno bene. Wow. Vado a prendere un attimo, comunque questo super promosso, penso proprio che comprerò anche la mia ricolorazione perché è bellissimo. Mamma mia. Sapete cosa facciamo? Vado a prendere un attimo a sistemarmi la base e arrivo, però prima voglio mettere anche un po' di blush perché ci ha mandato anche due blush da provare. I famosi blush, anche questi super chiacchierati, il Color Bloom Liquid Blush, mi ha mandato due colorazioni, tra l'altro il pack super carini, Cyclamen nei pack è fantastico, nella colorazione Rose Ritual e Hush Hush, vediamo anche questi swatchandoli, questo già è la mia vita, vediamo l'altro, swatchandoli decido quale utilizzare.
Sono tutte e due belli, ma sono indecisa quale usare. Sembra un fantasmino. Mi è caduta la spugnetta. Ok, ho deciso che andrò a utilizzare Rose Ritual, quello un po' più. È bello scrivente, raga. Vediamo se adesso si sfuma. Sapete che io nei blush, se mi seguite e mi conoscete, saprete che io ne voglio sempre 100 quintali. Però sapete che più si asciuga, non diventa secco per niente, però non è uno di quei fondotinta che non si sente sul viso, almeno per il mio caso si sente sul viso. Andiamo a sfumare sempre con la sponge, però di qua ho usato il fondotinta, quindi di qua che è pulita. Andiamo a sfumare il blush. No, vabbè, diventa super bellissimo. Il colore mi piace proprio tanto. Vedete come diventa subito super soft? Anzi, ne vado a prelevare anche un po' da qua e lo vado ad aggiungere. Era una vita che non mi truccavo, non potete capire quanto mi mancava? Non potete capire? Ma vabbè, ma la bellezza? Sapete che SheGlam, raga, per il prezzo che ha è davvero super ottimo come brand? Secondo me. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Comunque, grazie Ele, perché uno, volevo già provare di mio questi blush, ho visto anche che sul sito appunto di Shein, nella parte SheGlam del beauty, hanno anche il cofanetto con tutti questi blush. Ne aggiungo solo un pochettino, cosa che mi faceva paura all'inizio. Adesso vedo che si sfuma, magari con la spugnetta, forse ne assorbe anche un po'. Ma raga, davvero. Prezzi ottimi, prodotti ottimi, wow. Grazie Ele. Che bello. Bellissimo. E poi ha sistemato un po' la situazione, no? Adesso vado a finire il mio make-up e ci vediamo dopo. Comunque i prodotti super wow, Ele. Thank you. Cercando di risolvere un po' questo bianchiccio che c'è per in giro per la faccia con il bronzer, questo qua di Catrice, ed è la colorazione 020 Be Brave, è scritto qua ed è super gigante, mi durerà tipo una vita, ma voglio proprio vedere se riesco, perché mi dispiace che della colorazione. Ma sicuramente comprerò anche un'altra colorazione. Lo sto mettendo un po' in giro per la faccia, così sfumandolo per camuffare un po' il bianchiccio. E poi vado a fare il mio solito contour, però anche se è un po' caldino, io di solito amo fare il contour con le terre fredde. Però dai, ha risolto un po' la situazione. Che ne dite? Bello davvero. Ele, wow. Mi piacciono, ripeto. Peccato che per i colori. Sulle labbra il mio solito lip plumper. Questo qua è il My Gloss Spicy Plumper volumizzante di Astra. Che sarà il decimo che compro da quando è uscito. Aspettate, adesso devo ritornare indietro un attimo, l'ho messo per niente. Volevo togliermi un po' il fondotinta dalle labbra, vedete? Perché se no me ne sbianca troppo. Sembravo tipo morta. Si sono ravvivate e adesso andiamo con lui. Io lo amo questo prodotto. Se non l'avete mai provato nella vostra vita, correte a provarlo perché davvero è fantastico. Pizzica un po', ma non esagerato. Ragazzi, io adesso vi saluto. Ero troppo curiosa di provare questi prodotti, ma devo dire che li amo. E niente, io vi mando un bacione e spero che questo vlog vi sia piaciuto e sicuramente comprerò le mie colorazioni. Ciao! Io spero che questo vlog davvero vi sia piaciuto, ma ripeto, perché.
Ho fatto di tutto per mettere tante giornate e tanti pezzettoni insieme e era tanto che mi dice che mi dite anche su Instagram, soprattutto Kati, ma dove sei sparita? Kati, ma i video, Kati di qua di là. Eccomi, eccomi, ce l'ho fatta registrare un vlog e spero vi sia stato molto di compagnia.